Gigi Meroni non è un ricordo, una presenza, perché io ho avuto l'onore, il piacere, la fortuna di godermelo, si dice proprio così, non da calciatore, ma da amico, perché ci eravamo conosciuti una notte facendo una gara d'auto, io contro lui, vinceva lui, e siamo diventati amici, o comunque siamo frequentati molto, abbastanza, prima ancora di sapere rispettivamente che lui era un grande campione di calcio, del mio Toro poi, e io ero un piccolo giornalista ma molto attivo. Quando poi l'abbiamo saputo non ha cambiato nulla, forse è cambiato qualcosa nella destinazione al giornale, l'incombenza di fare il reportage dopo il suo incidente. Si sapeva che era gravissimo e a tutto sport mi hanno detto vai anche tu con Vladimiro Caminiti, che è emotivo, poi tu conosci Meroni. In pratica effettivamente Caminiti fu molto emotivo e non riuscì per la prima edizione a mettere insieme un servizio all'altezza della sua enorme bravura, mentre io ebbi, posso dire, la fortuna di maggiore esperienza e poi di avere smaltito, si può dire così, l'emozione stando a fianco di Cristiana mentre aspettavamo l'uscita da quella porticina nell'anticamera del pronto soccorso, l'uscita del medico da cui temevamo che arrivasse la notizia. Quando il medico è apparso, ha allargato le braccia e Cristiana ha urlato un no che mi sta ancora dentro le orecchie, come posso dire, l'impatto è stato così violento che si è salvato di me stesso solo il personaggio giornalista, il più cinico, il più cattivo, il più freddo, e ho fatto credo un bel servizio sulla morte di Gigi Meroni, proprio perché troppa roba, troppa emozione, troppa commozione, mi sono difeso rifugiandomi sotto quel totem balordo ma utile che si chiama lavoro. Il personaggio di Meroni, calciatore, ecco, diciamo, soprattutto per i più giovani, si è più visto poi un Gigi Meroni successivamente nel corso degli anni? Che tipo di giocatore era? Grosso estro, grossa fantasia, ma anche grossa tecnica, insomma. A costo di parire blasfemo, a costo di essere accusato appunto di bestemmiare, dico che non era un grandissimo giocatore, assolutamente. Non aveva il fisico, oggi sparirebbe con l'atletismo che c'è, verrebbe sopraffatto anche con mezzi illeciti ma tollerati. Aveva delle grandi finte, aveva del senso del gol, del dribbling, ma non era un grandissimo, assolutamente. Lo è diventato perché è stato un personaggio grandissimo, scomodo allora e comodo adesso, perché ci permette di fare dei bei ricordi sospirosi senza in fondo mettere in gioco niente di noi, che lo capimmo abbastanza poco. Il commissario tecnico della Nazionale Fabri lo escluse dal giro azzurro per via dei capelli lunghi, più o meno tutti facevamo la faccia strana, ci piaceva più per le sue stranezze che per la sua bravura. Dopo la morte c'è stata una bella contesa tra chi gli era più amico. Io voglio dire che Meroni è stato grande, senz'altro grande, ma più epocalmente, per cosa ha rappresentato come spartiacque fra una certa idea del giocatore e lui, che per quello che faceva sul campo, dove in fondo lo si ricorda per una sola prodezza, quella a Milano contro l'Inter, beffando prima Facchetti poi Sarti. Il ragazzo strepitoso era stato invece ben intuito da alcuni di noi e soprattutto da Enrica Genesio, mi piace ricordarla, una signora neanche più tanto giovane di Savona, ora deceduta, che per anni ha tenuto vivo il cippo con le sue foto, i suoi fiori, quando anche il Torino se ne dimenticava, e che quando è nato per i 40 anni dalla morte il cippo ufficiale del comune, lì in corso Roberto, mi ha telefonato e mi ha detto: io sono qua a Stella, l'era di Ligure di Stella, il paese di Sandro Pertini, nell'entroterra di Savona, e ho un cancro terminale. Dia Chiamparino, che allora era sindaco, che se rimuove il mio cippo io vengo giù e l'ammazzo, tanto più niente da perdere. Lo disse al tifoso Granata Chiamparino, il quale capì, o comunque forse le cose sarebbero andate nello stesso modo, ma il cippo artigianale di Enrica c'è ancora, e poi la sua grossa foto attaccata a un palo della luce. E quando c'è partite importanti, da fuori vengono i pellegrini del tifo Granata e mettono più sciarpe, più testimonianze
intorno alla foto che sta oramai sbilenca, aggrappata al palo della luce, la foto di Enrica, che non sull'altro cipo di marmo rosa, di granito rosa, dove la foto poi è la stessa, la Beroni a mezzo busto, uguale. Ecco, e cosa posso dire? Io ho visto che in Piazza Vittorio, dove lui aveva lo studio, quando l'ho conosciuto abitava anche, poi si è trasferito, ma ha tenuto lì lo studio, a pian terreno la fioraia che tutti i giorni doveva recapitare una rosa cristiana, c'è o non c'è? Cioè, so che c'è un negozio di fiori rari, preziosi, eccetera. Sono cambiati i tempi, io nei miei sogni c'ho quello che qualcuno mi creda quando gli dico che una notte a Torino, in una Torino non funestata dal grande traffico oramai anche notturno, dal traffico comunque noioso, mi si affiancò un'auto con un tipo con dei baffetti, lui era su un'auto scoperta con il finestrino giù dalla mia, e mi disse: facciamo una corsa fino al prossimo semaforo. Ok, era Gigi Meroni, è nata così il mio sodalizio con lui. Mi rendo conto che i giornalisti di oggi hanno cose molto più importanti da fare, devono chattare, devono twittare, devono come si dice, facebookare, c'è il verbo, non lo so, e non possono più la sera andare in giro a vuoto, anche perché non troverebbero dei Gigi Meroni, neanche dei calciatori, o li trovano ubriachi, drogati che si menano, o trovano i loro agenti, o trovano le loro donne allegre, ma è difficile, il calciatore adesso è bene bunkerizzato, bene trincerato. Meroni non aveva bisogno di tutto questo, poi Meroni era un puro, un onesto, un casto. Non fatemi scendere ai particolari, non è il caso, poi non li conosco bene, ma sono sicuro che era un uomo casto, che rispettava Cristiana e rispettava i legami cristiani, non è un gioco di parole, che lo volevano al matrimonio casto, lui e lei, che aveva non consumato il suo matrimonio personale, contratto sotto obbligo, ma sono induzioni, l'azione. Mi piace pensarlo così, ecco.